Controllati a vista, insultati mentre lavoravano tutto il giorno nei campi, senza pause, 56 cassette da riempire di ortaggi in 8 ore. E se uno di loro mancava all'obiettivo, il lavoro continuava per tutti. I braccianti, quasi tutti della baraccopoli di Borgo Mezzanone, erano costretti a versare al caporale che li reclutava 5 euro al giorno per arrivare nei campi, stipati a bordo di mezzi fatiscenti, soldi detratti direttamente dalla busta paga giornaliera. 7 le ordinanze di custodia cautelare e domiciliari. 5 persone arrestate dai carabinieri di Foggia fra Manfredonia, Zapponeta, Matera e la provincia di Monza, Brianza. Destinatari della misura cautelare in carcere, due caporali senegalesi rintracciati nel loro paese d'origine. Per loro è già partita la procedura di estradizione. 13 in tutto le persone coinvolte nell'inchiesta della Procura di Foggia. Le accuse sono di intermediazione illecita, sfruttamento del lavoro, impiego di lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno, sequestro preventivo per 2 aziende agricole. Con un fatturato annuo di circa 10 milioni di euro, una a Trinitapoli e una a Zapponeta, entrambi riconducibili ad alcuni degli arrestati.